Buongiorno, sono le 5 e 59. Mi sono appena svegliata. Questa è la maglia che ci hanno dato alla gara, la sto usando come pigiama. Adesso vado a bere il caffè e a farmi la colazione. Voglio farmi i pancake alla banana, quindi adesso vi faccio vedere tutto. La ricetta è semplicissima. È come per tutti i pancake, albume, farina d'avena e yogurt. Le dosi dipendono un pochino da quanto dovete mangiare voi. Io ad esempio ho fatto 130 di albume, 45 di avena, farina d'avena e 50 grammi di yogurt, ma cambio ogni giorno, però sto sempre sui 100-150 di albume e dai 40 ai 60 grammi di avena e un cucchiaio di yogurt. Adesso mescolo tutto, prendo una banana e la metto nel microonde un minuto, la spappolo e la mescolo dentro. Ho mescolato tutto, ho usato la farina d'avena al cioccolato, adesso ci sono dentro anche i pezzetti di banana quindi spappolati e la metto sull'antiaderente e faccio dei mini pancake. Ovviamente come albumi ho usato quelli di bulk powders che io li compro sempre lì perché mi trovo benissimo perché appunto compro quelli da 1 kg e mi durano un sacco. Colazione pronta, ho messo sulla marmellata il burro d'arachidi di bulk powders e un pochino di crema al cioccolato. Buongiorno, sono uscita a fare due passi perché c'è un sole stupendo e voglio andare a scrivere sul mio diario così. Non mi piace stare a casa a farlo, quindi vado sempre in un bar o da qualche parte. Tra l'altro ieri sono andata a prendere il mio solito caffè, mi sono messa a scrivere e un signore mi fa: "Oh, che bello, qualcuno che scrive ancora a mano." Un signore, boh, sarà stato sulla settantina. È stata una cosa dolcissima e mi piace un sacco farlo. Mi mette di buon umore, quindi sono davvero, davvero carica. E ho anche bisogno di programmare un attimino le mie giornate in questi giorni perché tra poco ho l'esame di immunologia e io ho bisogno di mettermi giù un programma, non soltanto di studio perché quello l'avevo già fatto, anche se in realtà devo un pochino risistemarlo, però proprio anche un programma della giornata, nel senso oggi faccio questo, questo, questo e ho la mia agenda con l'orario proprio, adesso ve la faccio vedere. E quindi ho bisogno di programmarmi la giornata, ecco. Voglio un attimino prendermi easy questa settimana, anche su consiglio di Luca, senza conteggiare troppo, certo comunque utilizzando un pochino l'app di MyFitnessPal, però al tempo stesso non voglio neanche fissarmici troppo. E niente, adesso vado a scrivere qualcosina. Sono le 7 di mattina, quindi cerco qualche bar aperto e poi torno a casa e mi metto a studiare. Ora mi sto facendo uno snack e vi mostro come lo faccio, la mia frittatina di albumi con gli spinaci, perché mi chiedete sempre su Instagram come la faccia e non pensavo fosse una cosa così eclatante, quindi ho detto vabbè adesso ve la mostro, così tagliamo la testa al toro. Allora, praticamente ho versato gli albumi sull'antiaderente, altezza più o meno 7 della fiamma, una cosa così, e aspetto che si cuociano abbastanza, quindi vedete che al centro si stanno già cuocendo un pochino, metto un po' di sale e poi una volta che sono già un pochino cotti, non so come dire, cioè nel senso che non siano liquidi, ci metto sopra le foglie di spinaci. Adesso aspetto che si cuociano un pochino, poi praticamente con la paletta qua divido a metà e lo piego così. Però prima voglio mettere sopra un pochino anche di salmone. Ora praticamente la stacco qua ai lati e la piego a metà. Il prodotto finale si è rotta un pochino, però è buona comunque. E a volte la faccio col salmone, a volte senza, a volte con altre verdure. Non è così difficile, anzi è comodissima e è anche un modo veloce per avere un pochino di proteine. Poi a me piace tantissimo, cioè non mi è ancora stufato, quindi mi piace. E niente, mangio questa, poi vado in università che mi metto a studiare un pochino e ho un pranzo con dei miei compagni di corso, quindi mangiamo insieme. Poi studierò tutto il pomeriggio in aula studio, credo, quindi la mia giornata è un po' questa. Mi sono persa via un pochino a studiare e mi sono dimenticata di registrare. Comunque vi ho mostrato il mio pranzo, sono tornata a casa. Questo è il top che mi è arrivato, che vi ho fatto vedere nell'altro video. Mentre i leggings sono questi. Sono super carini, mi piacciono un sacco. E adesso vado ad allenarmi, penso che farò una full body, un allenamento di tutto il corpo, dorso, gambe, tutto quanto, perché ho proprio voglia di allenarmi. Sono tornata a casa, mi sono fatta una doccia veloce e adesso esco con le mie sorelle e mio papà a cena.
Penso che andremo in una pizzeria, però non ho molta voglia di pizza, quindi mi sa che prenderò una pasta, visto che fanno la pasta col pesce strabuona o qualcosa del genere. Quindi adesso vedo un attimino cosa hanno e vedo cosa prendere. Alla fine ho preso il polipo con le patate. Sono arrivata a casa, ho mangiato il polpo con le patate perché non avevo molta voglia di pasta. Sì, camera mia, è un casino, dovrei mettere in ordine. Comunque sto usando la maglia che mi hanno dato alla gara come pigiamone. Mi sono fatta dare la L apposta. E niente, adesso mi faccio il pre-nanna con il porridge, circa 40 grammi di fiocchi d'avena, un po' d'acqua nel microonde mescolato. E basta, adesso poi mangio quello, mi metto un attimino a guardare qualcosina sul computer e poi penso che andrò a dormire. Ci vediamo domani. Buongiorno, mi sono appena svegliata, mi sono truccata, sono le 6:30. Adesso mi metto qui e bevo la tisana che mi era avanzata da ieri, il caffè, e mi metto un attimino a leggere. Questo libro qua era quello che vi consigliavo, è bellissimo. Devo iniziare a parlarne su questo canale perché è troppo bello. Mi sto preparando la colazione, sto facendo la mia solita frittatina di albumi, che adesso dovrei girare se no si brucia, con gli albumi di bulk. Poi voglio provare questo che è il Nuts About Whey al gusto fudge alla banana che mi è appena arrivato. Me l'avete consigliato in tantissimi su Instagram, quindi voglio provarlo con un po' di yogurt greco. Quindi ora vi faccio vedere il prodotto finale. Ecco qui la mia colazione con yogurt greco, una banana, il Nuts About Whey di Bulk Powders, buonissimo, mamma mia, fudge alla banana, ve lo consiglio tantissimo, e la mia frittatina. E poi ho messo anche un paio di palline di queste, praticamente sono palline al cioccolato fondente di Bulk Powders con dentro un po' di proteine in polvere, strabuona. Adesso faccio colazione. Ho preparato tutta la borsa, adesso vado in aula studio a studiare con mia sorella, sto studiando immunologia e poi oggi pomeriggio invece ho esercitazioni di anatomia. Poi abbiamo finito con le lezioni per fortuna e non ho più lezione fino a settembre, quindi è finita l'università e inizia la sessione d'esame, quindi aiuto, aiuto. E basta, quindi il mio programma della giornata è questo, poi andrò ad allenarmi dopo. Però vi porto un po' in una mia giornata, magari facciamo un vlog doppio sia di ieri che di oggi, una cosa così. Spero di non avere troppo caldo, mi sono messa questa magliettina che è di Forever 21, è bellissima perché è super morbida. Poi ho messo i joggers di Alphalete militari e vabbè, le scarpe da ginnastica. Spero di non morire di caldo perché la mattina fa sempre fresco, io mi vesto così e poi me ne pento, però vediamo. Mi sono preparata il pranzo, ho fatto un po' di funghi, un bagel con sopra un uovo e un pochino di salmone affumicato. Ho pranzato, mi sono lavata i denti, ma praticamente mi è venuto malissimo all'incisivo qui. Sento proprio che sta tirando, non so se è l'apparecchio ancora che sta tirando tutto quanto. Comunque domani vado dal dentista. Io ho il controllo come ogni mese per l'apparecchio e glielo dirò. Però ogni tanto mi capita, nel senso quando ho l'apparecchio, che dei determinati denti comincino a farmi male dal nulla e poi magari dopo 2 o 3 giorni smettano. E quindi oggi è il giorno dell'incisivo. Vabbè, comunque sono un po' stravolta, sono ancora esausta. Cioè questa gara, questa preparazione mi ha lasciato una stanchezza addosso assurda. Infatti sto prendendo questi giorni anche un attimino per ricaricare le pile mentalmente e fisicamente e sono un po' cotta. Comunque niente, adesso sono le 1:30, alle 2 ho lezioni di anatomia. Tra l'altro ho scoperto che andiamo a vedere i preparati anatomici, ovvero i corpi su cui abbiamo fatto le dissezioni. Sapete che io a inizio anno avevo fatto ancora la dissezione sulla loggia posteriore del braccio, mentre altri miei compagni avevano fatto, c'era chi aveva fatto la loggia anteriore del braccio, l'avambraccio, avevamo fatto la gamba, la regione parotidea, quindi comunque ci siamo divisi a gruppi e ognuno ha fatto una parte. E oggi invece andiamo a vedere tutte le varie parti, perché io avevo visto appunto solo il braccio e solo i muscoli, non è che fosse stato così interessante. Quindi sono esaltata e mi sono fatta preparata il borsone qui, così poi vado in palestra e mi alleno. Quindi questa è la mia giornata, il mio pomeriggio, ci vediamo dopo. Sono tornata a casa, ho fatto upper body, dorso, spalle, braccia e sono stracontenta perché finalmente mi sono allenata alla grande. Adesso mi sono fatta una doccia, mi sono messa il pigiama, cioè la maglia della gara che sto usando come pigiama in questi giorni,
E boh, l'allenamento è andato bene, quindi sono contentissima. Sto morendo di fame. Per fortuna ho il pasto già pronto di Easy Chicken. Mi sono fatta le polpette di ceci. Con Easy Chicken potete ordinare o i pasti già pronti oppure richiedere dei cibi con le vostre grammature. Se per esempio volete, non so, 300 grammi di pollo con 80 grammi di riso, una cosa così, potete chiedere e ordinare dei pasti personalizzati oppure ordinare dei pasti già preparati, già con le loro grammature, che vi arrivano con i macronutrienti già fissati. E se volete fare un ordine e usare il mio codice AliceFit, che è questo, avrete dei pancake in omaggio, quindi io ve lo dico se volete provare. Io mi trovo un sacco bene perché appunto in questi casi che sono tornata a casa sto morendo di fame, lo metto nel microonde, tra l'altro arriva in un pacco con del ghiaccio. Potete conservarli in frigo fino alla data di scadenza oppure congelarli in freezer e li durano diverse settimane, anche un paio di mesi se non sbaglio. E poi potete scaldarli nel microonde e avete già il pasto pronto, infatti li uso anche in università. Niente, vado a mangiare perché sto morendo di fame. E come ultimo pasto della giornata ho fatto il mio solito porridge, l'avevo fatto stamattina con i fiocchi d'avena, lo yogurt greco. Ci ho messo dentro 100 grammi di fragole e lo sciroppo zero al cioccolato. E è una delle mie cose preferite come dolcetto questo, quindi mangio questo. Quindi questa era la mia giornata, vi ho fatto vedere un pochino appunto come mi sto regolando per quanto riguarda il cibo in questi giorni post gara più o meno, e vi ho fatto vedere sia oggi che ieri, e quando avrò un piano un pochino più dettagliato poi ve ne parlerò sicuramente. E vi ringrazio per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su come sempre, se volete iscrivervi perché siete nuovi e vi piacciono i miei video e volete seguirmi, iscrivetevi e attivate le notifiche, così almeno YouTube vi notifica appunto e vi fa sapere quando faccio un nuovo video, così non ve lo perdete. Se volete seguirmi su Instagram, io sono AliceFit, mi trovate qua, e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!